Benvenuti in un nuovo video! Oggi siamo qui per provare un po' di prodottini. È un video molto misto, un po' della degusta box Ben, Jerry America, quindi io direi di iniziare subito. Abbiamo parlato tantissimo, sono le 8. Mamma mia, ci siamo svolate. Ho bevuto tanto, ma la mia gola è sempre rauca. Ok, iniziamo da questo. Io sono venuta a avere questo. No. Allora... Ok, vai. Vediamoci. Non ispira molto. Snickers. Pistacchio. Kesar pistacchio. È una pasta di pistacchio, ma ci sono anche le mandorle. Allora, abbiamo proprio sbagliato a prenderla. Pensavo così. Sembra un po' grasso. Non si vede lo Snickers. Ma ci sono i grassi dentro? No, mi ispira proprio. No, c'è l'arachidi. No. No. Rocciata. Ma no, mi piace proprio! C'è solo questo di profumo. No, proprio. Ah, ma no. L'ho orzata proprio. Orzata male. Questo sì, cioccolato tipo, attorno. Proprio, profumoso. Tipo la foglia della. Cioè proprio. No. Mi guarda tanto una farina proteica. No, una farina. Erano dei fiocchi aromatizzati al pistacchio. Brutto proprio. No. Orrendo. Uno. Non mi aspettavo di sentire il pistacchio, sincero. Come te lo fai a mangiare? No. Bocciatissimo. Questo calendario dell'avvento degusta box. Panini. Blue Rose Dark. Praline di cioccolato fondente con crema alle nocciole e cereali croccanti. Wow, che carino! Anche se il cioccolato fondente la nocciola si sente. Si sente... Si sente solo il cioccolato fondente. Cioè non senti il tuo gusto di nocciola? Ci sono soffiato sui cereali, che so. No, penso ai pezzi piccolini di nocciola tipo macinati dentro. Io penso di sì. E del fondente ci consigliato. Sta. Sì, però alla fine vi posso dire, non è nulla di che? Wow. Cioè vi direi prendete il cioccolato fondente Lindt. Però non vi mangiate quello, tipo per me ha più sapore il tartufone, quello che abbiamo provato ieri, come si chiama? Tartufone. Al pistacchio, cioè per me quello è molto più particolare rispetto a questo. Sono d'accordo con te. Grazie amore. Ci dobbiamo fare un vetro d'acqua. E di fare la comparazione ai biscotti. Poi andiamo un po' sul sicuro. Esatto. Li prendiamo insieme. Gentilini. Oswego 5 cereali al miele con grani antichi, cioè 1 e 5 cereali e 1 al miele. Li abbiamo presi perché sono usciti all'entrata della degusta box, solitamente non li proviamo perché sappiamo che non sono proprio delle novità, però forse ci sta, li trovate al supermercato, siete indecisi, 5 cereali o miele, vi ricordate la nostra recensione? Iniziamo da miele. La rosa che mi ricorda? Quelli là rotondi. I canestrelli. Mm-hmm. No, Oswego è un ottimo marchio per le fette biscottate. Costano un po' in più. C'è la qualità del biscotto, cioè un'altra cosa proprio. Canestrelli. Cos'è questi? Metti lo zucchero a velo. Ora guardate questi biscotti. Ho pure un altro tipo di biscotto della Mulino Bianco, no? Quello lì rotondo. Le macine? No. No, ricorda un po' che non è Mulino Bianco,
ha una confezione azzurra e rotonda con tutte le linee centrali. In breve tempo la nonna Gio ce l'aveva sempre nel mobile. Ah, già capito, gran turchese. Bravo. Mamma rete, brava, ci somiglia un sacco. Ci somiglia un sacco. Comunque, ho sempre il desiderio, infatti lo farò, una mini cheesecake. Secondo me viene buonissima, tipo quelle là mini porzione con Philadelphia e frutti di bosco. A te senza frutti di bosco? Philadelphia sono. Però secondo me viene proprio bene. Colussi. Bravo, esatto, colussi. 5 cereali. Anche se questo secondo me... Ma tu immagini, gentilini però ricoperto uno sfogo sotto di cioccolato al latte. Ma non l'hanno fatto me... già, no? No. Questi che sono arrivati più recentemente sono pinta. No, sono pure spesso spezzato. Vediamo. Vediamo. Un po' caldo. Vedo buoni. Però hanno più. Sono più aromatizzati quelli. Però sono buoni. Te. No, ma penso di... con il tè nero. Mamma mia, non mi ricordi. Che poi una cosa. Sapete cosa mi piace dei biscotti? Gentilini, costano in più, a parte sono di qualità, non si attaccano ai denti. Poi sono quei biscotti che state 3 ore. Vero. Invece questi no, sono proprio super delicati. Sono buonissimi. Veramente quelli al miele hanno una marcia in più. Sì. Questi perché ci sta, però sono buoni entrambi. Non saprei consigliarvi, provate, andate sul sicuro. Ma già se acquistate biscotti gentilini andate a prescindere sul sicuro. Ne ho provati tanti, grazie proprio a The Gusta Box. Perciò io continuerò sempre a prendere la box perché alla fine ci sono sempre i nuovi marchi. Per quanto un mese può andare un po' male, però alla fine recuperano sempre. L'ultimo prodottino salato, vai! Questo lo stavo aspettando, non puoi immaginare. E poi io quando stavo scendendo dalla stazione mi ho scritto, io non voglio esagerare il kebab. Ma l'ho detto perché veramente avevo voglia. Ma non ti sei venuto in mente la teoria? No, no, no. Kebab. Di questo marchio ho provato tantissimi gusti. Vi lasciamo il video giù nell'info box. Che cosa era? No, vongole. No, qual era? Ostriche. Via, vongole al vino. Una cosa del genere. Che cos'era? Vongole. Non riesco a capire. Che se io volevo il kebab, vero? Una bella piadina col kebab. Origano. All'inizio si sentono un po' che affumicato, un po' che... Non va la impazzia. Me l'aspettavo più... No. Ce n'erano altre. Però mi danno un'idea comunque di piadina un po' speziata. Vabbè, non possiamo paragonarla a quelle della San Carlo, ma parlare di... No. Del video assaggio. Pazzesche quelle. Semplici. Ma buone. No, queste perché a me non piacciono questi troppo forti. Avrei preso per esempio un trucco di kebab. Invece è proprio tanto. Non speziato. È forte, ma è un po'. Spezia. Spezia. Quindi ho fatto bene a conservare la bevanda al limone. Bevanda! Bevanda, allora. Bergamotto. Berum. Berum. Bergamotto. Succo di bergamotto di Calabria. Ah, ok. Io vediamo un prima. Po'. Vediamo un po'. Vediamo un pochito. Passatina. Che odore. Vediamo. A parte che stai in frigo tipo da oltre una settimana. Bella dolce. Bella aspra. Però ma se allo stesso momento svelto molto. Così le bolle. Sapone per i piatti. Mi te la dà un po' quella sensazione, alla fine. Perché all'inizio è come se ti desse la sensazione di bevanda dolce. Secondo me è proprio il bergamotto che è così. Bevanda dolce. Poi sprigiona quell'aspro e poi svelto. Svelto. Però è buono. Però ti ha tolto il sapore.
delle patatine. Meno male. Quindi nulla, noi speriamo che questo video vi sia piaciuto e noi ci vediamo nel prossimo video. Ciao!